fondamentale, che è poi anche quello che ha portato un gruppo di noi, il punto che ha portato anche così, un gruppo di colleghi a fare questa proposta cosiddetta liberare la scuola, è un punto più che di lamentela, insomma, più che di posizione contraria alle cosiddette molestie burocratiche, che so che è un termine che non piace per niente ad Alberto, cioè che più che puntare il dito sulla questione noi non siamo attrezzati per, pone anche una questione culturale, cioè se la scuola debba ragionare soprattutto o in maniera ormai preponderante, quindi il dirigente della scuola debbano ragionare in modo preponderante su una serie di questioni che attengono la parte amministrativa, e questo sembra ahimè essere la realtà, cioè noi stiamo pian piano molto molto scivolando verso questa visione. Quindi la scuola che cos'è? È prima di tutto un apparato amministrativo o è la scuola? Questo è stato visto da qualcuno, siamo stati criticati per questo, per come è una sorta di rinuncia alle prerogative dirigenziali, vogliamo ritornare a fare i presidi, non è così secondo me. Cioè nell'ambito dell'autonomia scolastica l'essere considerati pubblica amministrazione a tutti gli effetti, e quindi ad esempio dover, adesso quello che abbiamo appena sentito l'avvocato Belisario è sconcertante, già Alberto lo ha detto, io ho twittato poco fa, ma insomma lo dobbiamo fare questo piano triennale, ma non è solo fare il piano, è ragionare in un modo oppure in un altro. Questo significa essere contrari alla trasparenza? Proprio per niente. Le scuole qualche anno fa, ora non va più di moda, ma è esistito in un certo periodo il concetto del bilancio sociale, poi abbandonato per strada, una delle tante proposte, no? Quindi la scuola è già un ambiente spesso, direi molto spesso, direi sempre, sottoposto a un controllo sociale molto più elevato rispetto ad altre amministrazioni. È un'amministrazione aperta, talmente aperta che l'altro ieri o l'altro ieri la nostra collega è stata aggredita nel suo ufficio. Quindi l'accessibilità anche fisica è molto ampia nella scuola. Questo cosa significa? Che non dobbiamo pubblicare niente? No, io direi esattamente il contrario. Noi dobbiamo pubblicare tutto, ma dentro un quadro che sia specifico. Non possiamo, intendo io, non possiamo essere assimilati a qualunque altra pubblica amministrazione. Quando si deve individuare il responsabile di... Ma noi abbiamo fatto in questi giorni anche con i POM, stiamo facendo cose che hanno dell'incredibile, ci autonominiamo, ma che, cioè, sono cose completamente assurde. Quindi la proposta mia e di altri colleghi, abbiamo raccolto più di 1000 firme, siamo 1100 firme, su questo documento liberare la scuola, è semplicemente una nuova via per la pubblica amministrazione. Voglio essere molto franco, provate ad andare in giro a vedere siti di scuole straniere, ma anche di pubbliche amministrazioni straniere, di altri paesi che non sono così lontani da noi. Basta vedere la scuola francese, la Francia è conosciuta per avere una pubblica amministrazione molto forte, no? Anche molto centralizzata. Non si trovano decine, centinaia di punti. Poi fatemi dire un'ultima cosa. Siamo sicuri che questo meccanismo, questa amministrazione trasparente fatta da decine, centinaia di punti sia davvero efficace? Io ho qualche dubbio sinceramente su questo. Io preferirei delle pubblicazioni molto più essenziali ma mirate alle cose che davvero interessano, che davvero sono fondamentali, e punterei su quelle. E quindi per esempio una cosa semplicissima che noi abbiamo chiesto in questo documento è che ogni norma che per carità riguarda le pubbliche amministrazioni, noi siamo pubbliche amministrazioni, già di per sé, cioè già all'inizio, debba obbligatoriamente prevedere un articolo, un comma, quello che volete, di applicazione alla scuola, senza dover attendere mesi, anni, le circolari, le interpretazioni di 8000 istituti, altra cosa, no? Abbastanza strana.
se si fa una nuova norma che riguarda la pubblica amministrazione, si pensi subito alla scuola, ma lo si pensi in fase di progettazione della norma. E invece questo non avviene mai, quasi mai si pensa che c'è anche la scuola. Ah, c'è anche la scuola che ha delle specificità, e ora come facciamo? Non deve essere così. Il legislatore deve pensarci prima. E la scuola, secondo me, deve averlo questo ambito, ma non per nascondere, ma non per non rispettare la legge. No, non è così. Dobbiamo riconoscere alla scuola un ruolo di propulsione verso anche una nuova pubblica amministrazione, possiamo dirlo, più leggera, un po' più semplificata rispetto a questa che abbiamo attualmente. Io ritengo che in questo momento non ci sia per niente tutta questa trasparenza e questa semplificazione. Nonostante tutte le varie sezioni, amministrazioni trasparenti, eccetera. Quindi c'è molto da lavorare, per esempio su altri ambiti, sono stati anche toccati questa mattina, la proprietà dei dati, per esempio, quella sì che è una cosa fondamentale, che noi dobbiamo, molti di noi purtroppo lo sono, essere ostaggio delle varie società di software che non gestiscono la interoperabilità dei dati, a mio parere è un problema molto, ma molto più grave rispetto a aver pubblicato o meno un lunghissimo elenco in cui devo semplicemente magari andare a scrivere ai sensi della delibera numero 430, questa parte non mi riguarda. Ecco, questo penso che potremo tranquillamente risparmiarci. Quindi la posizione mia e in generale insomma, di questo, chiamiamolo così, movimento liberale alla scuola, non è affatto contro la trasparenza, è esattamente opposta la nostra posizione, ma una trasparenza sostenibile e a misura delle istituzioni scolastiche che, lasciatemelo dire, a mio parere non sono pubbliche amministrazioni come le altre, non le devono essere, dovrebbero essere una prospettiva di innovazione anche per l'intera pubblica amministrazione. Grazie. Documenti fatti alla vecchia maniera. Oggi i documenti, e non mi stancherò mai di dirlo, un documento è un record, è una tweet, è una informazione che ha una sua forma completamente diversa da quello che si aspetta il diritto amministrativo, da quello che si aspetta la norma attuale. Quindi è giusto chiedere la semplificazione, ma fondamentalmente è necessario modificare il diritto amministrativo, è la fonte, è quello il punto iniziale, perché se noi continuiamo a dimenticare che un record è un documento, non ce la faremo mai a popolare l'amministrazione di trasparente, anche perché tutto dovrebbe essere automatizzato, cioè è una cosa veramente folle che ci mettiamo a fare i falegnami sui siti, no? O attaccare l'avviso in una, dico sempre questa battuta perché mi sembra che faccia effetto, in un'astronave mi danno un martello, un chiodo per attaccare un avviso di carta, no? Quindi deve cambiare la fonte della norma, è inutile che lavorino continuamente su quello che è l'attuale normativa, perché si scontra costantemente sia col diritto amministrativo ma anche con le prassi, con le buone prassi, anche con la necessità di rendere trasparente veramente questa amministrazione. Io per esempio, personalmente, per quanto riguarda l'economico, cioè i pagamenti, io mi accontento del file XML per OGP, e quello è una grande rivoluzione, la gente non se ne è resa conto, ma con quel file noi dovremmo avere in mano tutta l'attività economica della pubblica amministrazione. Eppure vado sul sito a verificare se il mio file XML è in regola, e cosa vedo? Vedo che quello del mio comune non è in regola, no? Cioè vedo che quello, che ne so, della mia provincia non è in regola. Allora mi chiedo, ma qual è il senso? Cioè noi che lavoriamo con 500 euro ad acquisto, non è lì la trasparenza sta dove ci sono appalti, subappalti e quant'altro. Comunque scusate, io voglio...
Quindi, non è vero che non siamo d'accordo, siamo tutti d'accordo. Allora, uso questo. Dunque, io credo che l'accordo, se per accordo si intende favorire trasparenza e accessibilità, su questo siamo assolutamente d'accordo. E credo che abbiamo degli esempi negativi talmente forti proprio dal nostro ministero sulla mancata trasparenza, che facciamo prestissimo, diciamo così, a fare qualcosa di meglio. Pensate agli esiti dei bandi che faticosamente abbiamo costruito in questi mesi, no? Cioè, quando va bene c'è un elenchino con i vincitori, non ci sono i criteri, non c'è nulla, per pensiamo a cose così. Però allargando un po' il discorso, come giustamente ha fatto Mario adesso, il punto è proprio quello, cioè secondo me, e su questo anche poi vorrei sentire parlare l'avvocato Bellisario, ma io ho un'impressione che in Italia soprattutto, dico in Italia perché mi sto divertendo ultimamente a guardare un po' siti soprattutto di scuole di altri paesi, però ho l'impressione che in Italia il digitale in generale, la pubblica amministrazione, sia stato inteso come una, posso dirlo, elettrificazione del cartaceo. Cioè non ha modificato alcun processo, i processi sono sempre quelli, addirittura i documenti sono sempre quelli, ecco, però sono digitali, ma questo lo troviamo anche nel lessico di alcuni strumenti di segreteria digitale, no? Perché quando parliamo di libro firma, di pratica, di varie fasi della pratica, beh, abbiamo riproposto esattamente il modello del cartaceo napoleonico della pandetta. Secondo me non dovrebbe fare questo il digitale, dovrebbe fare qualcosa di molto diverso, cioè innovare i processi. Tra l'altro l'ho anche sentito dire, io sono arrivato un po' in ritardo, credo che qualche relatore lo abbia anche detto, forse Scano, che il punto poi è questo, ovvero che se noi continuiamo su questa strada, ogni innovazione digitale sarà vissuta come una molestia, perché chiaramente quando io vado a realizzare in digitale una pratica analogica e non la modifico nel suo processo, quasi sempre ho un aggravio, non ho un risparmio, ho anche degli esiti a volte quasi grotteschi, no? Nell'aver digitalizzato una cosa semplicissima, e qualche DSGA, non Mario, perché penso lo sappiate tutti, se prendete Mario Varini come modello di DSGA, non è il prototipo, sicuramente, con tutto il rispetto per i DSGA che fanno il loro mestiere, però certamente le competenze tecnologiche di Mario sono sicuramente un po' fuori dalla media, un po' parecchio superiore alla media. Quindi chiaramente troviamo poi anche delle opposizioni negli uffici stessi, ci dicono ma come? Ma io questa cosa prima la facevo, ci voleva un minuto, adesso ci metto mezz'ora. Ma questo come si fa a opporre, no? A dire no, però ci metti mezz'ora, però no, secondo me non ci dovremmo mettere mezz'ora, e questo è il punto, perché altrimenti il fallimento poi reale è dietro l'angolo. Chiudo, poi lasciamo la parola all'avvocato. Il discorso, giustamente, un'amministrazione trasparente deve essere digitale, su questo sono assolutamente d'accordo. Il problema è che lo devono essere tutte, perché per esempio le scuole si interfacciano con molte altre amministrazioni, una su tutte, le amministrazioni periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le cosiddette ragionerie territoriali. Ebbene, questi uffici non sono per niente in questo momento digitalizzati, ma continuano a pretendere copie cartacee, per cui il lavoro si decuplica. Quindi se noi vogliamo fare un'operazione a pubblica amministrazione, la dobbiamo fare ma un po' a tappeto, perché se interveniamo da una parte e un'altra parte invece non recepisce, anche la parte che ha recepito si trova in ulteriore difficoltà. Credo che questi siano un po' testimonianze di tutti i giorni, però vorrei che queste non fossero il punto principale, perché altrimenti ci soffermiamo su dei problemi spiccioli che magari fra 6 mesi sono risolti. Invece credo che sia più importante ragionare sui due temi che abbiamo, credo, tirato, che abbiamo messo in evidenza, ovvero l'approccio culturale e il senso della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Credo che si possa sintetizzare così. La parola adesso all'avvocato Bellisario.
Bene, io mi auguro che voi mi sentiate e che la connessione sia più clemente. Ho sentito diversi spunti. Non ti sentiamo bene, Ernesto. Puoi parlare più lentamente? Io forse abbasserei un pochettino leggermente. Ci provo. Un attimo. Dunque, grazie. Provo a mettere le ordini, un po' degli appunti. Allora, io credo che il primo da sciogliere è la ma scuola che vogliono ancora l'autonomia. Perché se vogliono un'autonomia amministrativa, onori e oneri, con relativa semplificazione. Però io credo che sia la questo. Se non vogliono l'autonomia amministrativa, ma vogliono soltanto l'autonomia didattica, e questo è un altro discorso. No? C'è qualcuno che si occuperà di fare tutte le scelte strategiche, perché per quanto ci possa essere semplificazione, uno sforzo organizzativo e di credito ci deve essere. Perché lo dico? Perché non è dubbio, quando un DS di prima diceva che ha guardato quello che succede all'estero, non è dubbio che la normativa italiana non sia assolutamente allineata alle migliori esperienze. Non vi è dubbio allo stesso tempo che la situazione dell'Italia in materia di trasparenza e in materia di corruzione sia molto più emergenziale, e quindi io inviterei tutti a guardare alle norme sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione, non a norme ordinarie, che sono come uno stato di emergenza, uno stato di guerra. Siamo il 97esimo paese su 102 per l'evoluzione delle leggi sulla trasparenza e siamo il penultimo paese in Europa per lotta alla corruzione. Invito tutti a riflettere sul fatto che questa è una situazione con cui dalla quale non usciamo con mezzi ordinari, usciamo con uno sforzo che doverosamente è uno sforzo straordinario, che diventa una priorità degli enti e probabilmente rappresenta un costo, ma anche sicuramente la trasparenza rappresenta un costo, come rappresenta un costo le consultazioni elettorali, ma il costo organizzativo e il costo economico che naturalmente deve essere ridotto il più possibile. Negli Stati Uniti credo un commissionario costa $2 al cittadino, non è qualcosa di gratis tra costi organizzativi e spese, però sono quei costi che non solo uno Stato deve sostenere per essere un civico democratico, ma sono quei costi. Io ne parlo sempre, questo processo, questo fenomeno si chiama il fenomeno dell'informatica parallela, cioè l'informatica è come un binario che è stato steso parallelamente rispetto ai procedimenti amministrativi che erano stati costruiti sulla carta, sulle procedure analogiche. Il tema però è anche qui, questo è vero, e le norme sono scritte dal legislatore, anche l'utilizzo di alcuni termini, no? Copie, duplicati, di fatto sono costruite con analogia rispetto al cartaceo, perché il legislatore, probabilmente sbagliando, non voleva sfaisare completamente, cioè voleva dare il senso all'operatore che il digitale gli consentisse di fare le stesse cose del cartaceo. Qui però il tema è tutto organizzativo, cioè se c'è l'informatica parallela, ahimè, la colpa non è della norma, perché la norma potrebbe essere sicuramente scritta meglio, del resto per i credenti l'unica legge che non si contesta è quella che è stata data sul Monte Sinai, poi per il resto di leggi che non possono essere migliorate non ce ne sono. Il tema però è un altro, è che il presidio organizzativo, quindi la legge di direzione di processo, compete all'ufficio. E quindi questo significa che se io ho la percezione di avere ancora l'informatica parallela all'interno del mio ufficio,
devo io prendere in carico questa criticità e devo porre di rimedio attraverso un lavoro di reingegnerizzazione di processo. Altri due punti veloci. Il primo, troppi obblighi di pubblicazione per il 33, questo lo pensa anche il legislatore, che probabilmente gli darà una sforbiciata con il nuovo decreto. Quindi gli obblighi di pubblicazione probabilmente, secondo quelle che sono le semplificazioni previste dal nuovo decreto Madia, dovrebbero ridursi. Ora, vi confesso che questa idea di semplificazione, che però coincide con l'eliminazione di un obbligo, non mi fa impazzire, perché, come diceva Mario Marini, è possibile adeguarsi al 33 automatizzando e con sistemi di gestione voluti e di pubblicazione automatizzate. Però a questo punto, se proprio il legislatore l'ha deciso, se proprio ANAC è d'accordo, perché tutte le amministrazioni ritengono che non si possa bloccare il lavoro di uffici, un piccolo interventino mio veloce, tanto che arriva ancora Ernesto. Il problema più grosso che io ho riscontrato in questi ultimi due anni di girovagare per le scuole d'Italia è stato l'assalto alla diligenza. Sentite? Cioè, è stato proprio il fatto che le scuole, non fornite di personale preparato per capire quali sono gli strumenti utili e necessari per il rispetto della norma, ci sono viste proprio aggredite da soluzioni. Io ne ho sentita una stamattina, per esempio, di una soluzione che va a protocollare un documento timbrandolo, okay? Quindi state molto attenti, perché purtroppo non hanno considerato che noi non abbiamo competenze nel capire ciò che ci viene offerto. Noi abbiamo competenze nel capire ciò che la legge vuole da noi, ma quello che la legge vuole da un'azienda che produce un software, no? Noi non lo conosciamo, non possiamo essere noi, o meglio, non lo conosciamo, lo conosciamo, ma non possiamo essere noi a risolvere quel problema. Quindi il problema più grosso sta in tutti quei prodotti che, buoni o non buoni, sono arrivati nelle scuole e che nessuno è stato capace di capire dove era la soluzione, qual era il prodotto migliore, qual era la soluzione migliore. Questo è il problema fondamentale, non c'è una professionalità dentro la scuola per selezionare i prodotti. Forse da un lato è sbagliato, che ti do due spunti. Il primo è che molto spesso c'è la sensazione che il software possa risolvere tutti i problemi, cioè che basti avviare un programma per applicare bene una norma, senza un presidio ed una riorganizzazione ed una mappatura di tipo organizzativo, il software da solo non basta, no? Mi hanno insegnato gli informatici che esiste una legge del software che si chiama legge di Ranum, e dice che il software non basta per la sicurezza informatica. Io direi che ci può essere una legge di Ranum applicata alla digitalizzazione e alla trasparenza, per cui il software non basta per essere un amministratore digitale, il software non basta per essere un'amministrazione trasparente, sicuramente è una parte importante perché questo accada, ma non basta. Il secondo tema, Mario, è che purtroppo la norma è costruita tale, su questo c'è anche giurisprudenza, c'è una sentenza del TAR Trento, la numero 159 del 2015, che ha introdotto il principio della responsabilità informatica della pubblica amministrazione, che dice che se il responsabile di procedimento utilizza una soluzione informatica per gestire la procedura amministrativa di propria competenza, anche se non è un informatico e non ne capisce un'anca di informatica, è suo specifico compito assicurare che quella soluzione informatica sia rispondente alla normativa generale e specifica del procedimento amministrativo. Quindi qui in un'amministrazione digitale